i nuovi scenari della salute mentale nel campo della psicopatologia, ma anche i cambiamenti legislativi avvenuti nella presa in carico dei pazienti psichiatrici che hanno commesso reati e poi l'importanza delle strutture di recupero. A 20 anni dalla loro nascita, le strutture terapeutico-riabilitative Le Palme e gli Oleandri di Sant'Elia Fiume Rapido hanno organizzato un convegno ad hoc sulla salute mentale e la realtà contemporanea. Il convegno è stato rivolto non solo a medici, a psicologi, ma anche a infermieri, a tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori, animatori, quindi a una moltitudine di figure professionali. Nel corso del convegno si è assistito anche alla lectio magistralis del professor Stefano Ferracuti, docente della Facoltà di Medicina e Psicologia alla Sapienza. Come sapete, gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati chiusi ope legis da tre anni e da quell'epoca si sono succedute una serie di modifiche per quanto riguarda le misure alternative ai trattamenti di persone sottoposte a misura di sicurezza. C'è tutta un'evoluzione in corso, nuove disposizioni di legge. Per recuperare i pazienti psichiatrici è fondamentale anche il luogo dove vengono ospitati. L'abitare di una residenza psichiatrica è fondamentale ed è importante anche un percorso, a volte anche duraturo e lungo, ma perché è sempre molto difficile intervenire e trattare questi pazienti. Ma quali sono i fattori che permettono la buona riuscita di un percorso terapeutico? Ogni scuola ha un suo modello personale. Ritengo che i trattamenti debbano essere comunque integrati, ma non è sufficiente il trattamento farmacologico o psicoterapeutico. È la relazione che si stabilisce insieme a tutti gli operatori. Quindi i risultati non sono legati e dipendenti da un unico fattore, bensì da una sommatoria di fattori e di elementi che concorrono tutti in eguale misura, senza distinzione, al buon risultato del percorso terapeutico.